Buon Dante Di Oggi è il 25 marzo e sono 700 anni che Dante Alighieri è morto e lo celebriamo noi come Associazione Matildica Internazionale eh, con questo mio contributo sul riconoscimento di Matelda con Matilde di Canossa Quello che vedete è Uh, il simbolo del giorno di Dante, 25 marzo, giornata nazionale di Dante Alighieri, sotto il nostro simbolo, l'Associazione Mateldica Internazionale. E a destra è eh, la, la, la copertina del mio ultimo libro, che uscirà fra breve, dedicato appunto a Celestino, Matelda, Cunizza e altri personaggi eh, danteschi, eh, proprio eh, in occasione di questo. Anniversario. All'interno c'è anche appunto il discorso su Matilda che ora ven, viene ad vengo ad anticiparvi. Eh, e partiamo appunto da come Dante rappresenta Matelda nel canto ventinovesimo dell'inferno del, del Purgatorio. Scusate. Già mi avevano trasportato i lenti passi dentro la selva antica, tanto che io non poteva rivedere un Dio mentrassi. Ed ecco più andarmi tolse un rio, che in ver sinistra con sue piccole onde piegava l'erba, che in sua ripa uscìo. Tutte l'acque che son di qua più monde parriano avere in sé mistura alcuna, verso di quella che nulla asconde. A veglia che si muova bruna, bruna, sotto l'ombra perpetua. Che mai raggiar non lascia sole ivi né luna. Ecco, Dante lo vedete nella raffigurazione di Gustave Doré, Matelda, no? eh, che entra appunto nel eh, paradiso terrestre. La figura di Matelda veramente una delle principali della commedia, tanto che viene rappresentata più volte nel, nei manoscritti anche più antichi che ci sono pervenuti, manoscritti illustrati appunto eh, con figure da, fin dal 300. Questo che vedete è uno dei più antichi, l'Egerton 943, della British Library e poi ce ne sono altri, Nel, questo della Pierpont Morgan Library mostra veramente il simbolo della foresta in alto, vedete, con Dante che si avvicina e Matelda che poi la porterà verso, lo porterà verso Beatrice. Così abbiamo altri manoscritti, questo è un manoscritto della Bodleian Library di, 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 di Oxford, questa è la British Library, Yale, Thomson, tra i più belli. Questo siamo nel 400 con queste bellissime immagini in fondo e qua vedete Matelde che raccoglie fior da fiore. <coughs> con pie, continuiamo con Dante. coi i piedi stetti e con gli occhi passai di là dal fiumicello per mirare la gran variazione di freschi mai e l'ama apparve su come egli appare, una donna soletta che si gia, e cantando e scegliendo fior da fiore, onde era pinta tutta la sua via, De, bella donna caraggi d'amore ti scaldi, si vuo credere a sembianti che soglion essere testimone del core, vegnati in voglia di trarrirti avanti dissi a lei verso questa rivera tanto che io possa intendere che tu canti ecco accompagno queste letture con le immagini eh, del, di diversi eh, pittori pre-raffaeliti in questo caso George Dunlop Leslie che vede appunto Dantes Matilda è identificata appunto con la contessa Matilde di Canossa tu mi fai rivembrar dove qual era Proserpina nel tempo che perdette la madre lei e della primavera. Matelda per Dante quindi è simile a Proserpina e qua vediamo l'immagine di Proserpina o Persefone che è il termine greco per indicare questa idea ma anche appunto Matelda perché Proserpina e Matelda sembrano Osone, possono essere identificate così anche nel pensiero di Dante Gabriele Rossetti eh, che fu forse uno dei principali di questi predatori pre-raffaeliti tra l'altro figlio di Gabriele Rossetti che era un cultore di Dante nato a Vasto Proserpina e Matilde sono conde accomunate dal medesimo simbolo la melagrana che vedete appunto in questa raffigurazione la melagrana è veramente un simbolo anche di Matilde, e qua la vedete nell'affresco nella staccato che si trova appunto in, eh, nel castello di Bianello. E, ed è simbolo di Proserpina perché lei rapita figlia di Cerere, rapita da Plutone sul lago Pergusa, sarebbe vicino a Denna, fu costretta a mangiare chicchi di grano melagrano che l'avrebbero costretta a restare negli inferi. Ma Zeus fece sì che Proserpina potesse trascorrere sei o otto mesi, secondo le varianti, e con la madre Cerere sulla terra e sei o quattro nell'Ade. Quindi simbolo di fertilità nel Medioevo, secondo... Rabano, Rabano Mauro è simbolo della Chiesa che raccoglie in sé tutti i cristiani e nello stesso tempo è simbolo delle virtù che sono in un'unica un persona, così appunto in, in Matilde di Canossa. Ma torniamo ancora a Dante. Tosto che fu là dove l'erbe sono bagnate, già dall'onde del bel fiume, di levar gli occhi suoi mi fece dono. Non credo che splendesse tanto lume sotto le ciglia Venere, trafitta dal figlio fuori di tutto suo costume. Ella ridea dall'altra riva dritta, trattando più color con le sue mani che l'alta terra senza seme gitta. E qua abbiamo una raffigurazione di Matelda incontro a Dante e a Stazio. Virgilio era già stato lasciato, ora che ci si avvicinava al paradiso terrestre. E eh, in, questa, in questa bellissima tela di John William, Waterhouse, Dante e Matilda, ecco giunto. Nel punto più alto del monte del purgatorio, dove c'è il paradiso terrestre, Dante Alighieri introduce la figura di questa donna soletta che ha il compito di immergere i purganti nel fiume Lete, l'acqua del quale fa dimenticare i peccati commessi, e nelle nue, che ravviva la memoria delle buone azioni. Di lei il poeta parla per diversi canti e solo quando giunse verso la fine della cantica, cioè il ventitreesimo canto al verso 119, Beatrice ne pronuncia il nome. Prega matelda, che il ti dica, dice appunto, di, di, rivolta a Dante, eh, dice, ah, perché lei ti dirà, ti spiegherà quali sono i significati dei due fiumi che noi abbiamo già spiegato. Ecco, il problema che si sono posti gli interpreti di Dante è chi. E da identificare con questo personaggio Matelde. C'è sull'Enciclopedia Dentesca, di qualche anno fa, per la verità, una bellissima eh, voce scritta da Fiorenzo Forti, che è stato anche mio professore all'Università di Bologna negli anni eh, 70, eh, all'inizio degli anni 70. La voce Matelda, appunto, dell'Enciclopedia dantesca. In questa voce, F Forti riporta un po' tutta la questione eh, delle interpretazioni che sono state date a queste figure, interpretazioni eh, che sono state tese da una parte a negare che fosse Matilde di Canossa, dall'altra invece identificare che era lei. E qua abbiamo alcune indicazioni, Francesco Dovidio alla metà dell'Ottocento diceva una sola cosa è certa, Matelda non è la contessa. Poi ci c'è chi, cioè chi ha cercato di identificare in Matelda altri personaggi in contatto con Dante, come la donna gentile della Vita Nova, eh, L'amica di Beatrice, Monna Vanna, la donna dello schermo, e oppure chi ha identificato altri personaggi, altre persone di nome Matilde eh, che potevano essere, eh, a cui poteva corrispondere la figura di Matilda. La prima è stata identificata, è stata Matilde, santa Matilde, madre di Ottone I, quindi all'origine proprio eh, del nuovo impero. Eh, il sacro romano impero delle genti germaniche, no? che ha rinnovato l'impero di Carlo Magno, quindi con un'idea che corrisponderebbe anche all'idea imperiale di, eh, di, di Dante, eh, che però eh, non tutti riconoscono. Recentemente questa. Questa ipotesi è stata ripresa da Joanne Moral Croz, Matella eh, Queen Saint and Mother of Emperors in Viator, un'importante rivista eh, sul Medioevo, in un articolo anche molto ampio e complessivo in cui cerca anche di individuare anche le altre alternative, ma poi lei propende appunto per questo personaggio. Oppure sante mistiche come Santa Matilde di Hackerborn o Matilde di Magdeburgo, eh, altri invece vedono in, in questa figura soltanto un simbolo poetico. E molti di questi, tra cui anche il mio maestro Capitani, eh, il Momigliano, il Gaber, il Porena e recentemente anche Marco Sant'Agata che non ha voluto identificarle in alcun modo un po' sfuggendo. Molti sfuggono anche da, questa, da queste problematiche, appunto, che probabilmente molto anche lo, locali, forse, ecco, ma forse non, non, non inutili. E poi ci sono quelli che ri, 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 vedono in Matilde, in Matelde, Matilde di Canossa. E qua abbiamo è il primo che forse è il più autorevole che ha identificato in questo personaggio, tra i critici ovviamente non il primo nella storia, li vedremo poi, è, è appunto Giovanni Pascoli che facendo un discorso importante per l'ottavo centenario del concilio di Guastalla che si tenne nel 1106, lui andò a Guastalla, a Fare questo discorso, poi è stato ripubblicato nelle sue opere, non ha avuto problemi a dire appunto che è Matilde di Canossa. Così appunto altri eh, illustri studiosi, tra i quali appunto ricordo il Sapegno nel suo commento, il Nardi e il Barbi, che sono i più grandi studiosi di. Eh, di Dante del secolo scorso. Recentemente poi altri sono tornati su questo quest aspetto. Intanto ricorderò eh, il professor Fumagalli, mio caro amico, Vito Fumagalli, che in questo libro, Matilde di Canossa, Potenza e solitudine di una donna del Medioevo, appunto individua. Eh, ma Matilde di Canossa, poi ci sono altri, una serie di altri studiosi, l'elenco potrebbe essere anche maggiore, ma segnalo per esempio David Ruzzica che è un giapponese che ha studiato anche in Italia e in questo. Articolo pubblicato nel 14 su Dante Studies, ha indicato appunto che in questo personaggio, appunto, Matinde Di Canossa. Poi Faini, che è un collega dell'Università di Firenze, e eh, non ha avuto problemi. E anche Marcello Ciccuto, un italianista molto importante, in, questo, in questa miscellanea tedesca eh, sull'arte Dante e l'arte. Ecco eh, quindi. Diciamo che Matelda, è come Matilde di Canossa, è forse una diciamo, delle identificazioni più eh, riconosciute. Ecco. Ma il mio metodo per affrontare il problema vuole risalire ai contemporanei. Ecco, la metodologia è quella di cercare nell'opera eh, il lettore, no? eh, <coughs> Lectur in fabula come scriveva eh, Umberto Eco, oppure seguire la metodologia di Jauss eh, su, eh, sugli orizzonti di attesa che, gli lettori, che i lettori hanno quando affrontano un testo. Ecco, se noi parliamo di figure. Eh, anche criptiche di parole criptiche o per, per noi per niente criptiche ma che poi un domani potrebbero diventare potremmo pensare per esempio eh, se noi parlassimo a un contemporaneo magari non a un giovane ma a una persona di 40 anni e più eh, dell'avvocato nessuno avrebbe dubbi a riconoscere in questo l'avvocato Agnelli questo era il modo con cui si affrontava e questo lo sanno i contemporanei non lo sapranno fra cento anni quelli che leggeranno magari eh, qualche riferimento a questo l'avvocato, così che se si riferisse al Cavaliere eh, chi avrebbe dubbi a riconoscere oggi eh, il Cavaliere Berlusconi, eh, ma fra cento anni chi potrà eh, pensare che il Cavaliere sia lui eh, se non è dotato eh, di una cultura che riparta dai contemporanei? Allora sono i contemporanei quelli che ci danno la chiave per l'interpretazione giusta. Io, questo, l'ho fatto per Celestino V quando si parla eh, del. Eh, Vi colui che fece per viltà del Gran Rifiuto, ecco, eh, i contemporanei dicevano: Questo è Celestino, questo è Papa Celestino, non hanno dubbi Pietro del Morrone. Ma dopo cominciano i dubbi e adesso, soprattutto, eh, sono stato più volte a parlarne eh, in Abruzzo e in Molise: e è difficile accettare per quelli che vivono in quei luoghi che Celestino, che poi divenne santo, eh, sia messo da Dante eh, nell'antinferno, nemmeno nell'inferno. Ecco, tornando a di questo punto, però, eh, rimando al libro di cui ho fatto cenno all'inizio. Ma. Tornando a Matelda, come i primi commentatori interpretarono questo personaggio? E partiamo da Jacopo Dallalana che scrisse il suo commento intorno al 1328, cioè sette anni dopo la morte del poeta. Parlando della Contessa Matelda non ha problemi che sia la vita attiva. E poi appunto eh, Matilde di Canossa. L'autore pone qui a figurare la vita attiva la Contessa Matelda, la quale fu e come lei è simbolo della vita attiva, ma Amatelda fu una donna savia e possente e polita in virtudiosi costumi ed ebbe secondo fama quelle proprietà che si convengono secondo la perfezione della vita attiva. Quindi, donna saggia, potente e, e ver, piena di virtù. Ma ancora più esplicito è il figlio di Dante, Pietro Alighieri, che nel suo commentario è considerato il maggiore esegeta dell'opera di Dante. E dice, e scrive appunto il figlio di Dante, «Finse ugualmente di ritrovare in quel luogo l'ombra della Contessa Matelda, che i fiorini taglia nell'anno del Signore 1100» morì nel 1115, della cui nascita molti scrivono molte cose. Questo della nascita e delle cose, molte cose che si scrissero di lei, poi eh, diventa un argomento sul quale riflettere un attimo successivamente. Quindi, come donna attiva e famosa per la sua generosità, fondò e dotò molti monasteri e da ultimo lasciò tutto il suo patrimonio a San Pietro. E questa è Matilde che, secondo la tradizione, donò il suo, il suo patrimonio alla Chiesa, formando appunto una, la seconda parte diciamo, del potere eh, che divenne poi riconosciuto come stato della Chiesa, successivamente il patrimonio di San Pietro. <coughs> Ma ancora, l'anonimo latino che traduco, siamo nel 1350 circa, scrive, questa donna di cui si parla fu Matilde. E attraverso questa Matilde si significa la felicità umana. Questa contessa Matilde, infatti, fu una donna piena di sapienza, potente e vittoriosa, e fu ripiena di costumi virtuosi, per questo dice che raccoglieva e sceglieva fior da fiore, quasi dica che nella vita attiva scelse le virtù più preminenti. Quindi Matilde, donna potente, vita attiva. In altri commenti si sta un po' più sulle generali, come quello appunto che è nel manoscritto Egerdon 943, di cui ho mostrato un'immagine all'inizio, uno dei più antichi manoscritti eh, che riproducono l'intera commedia con anche le miniature. E <coughs> qua diciamo che la bella donna resta Matilda, ma non si fa alcun sforzo di. Eh, riconoscimento con l'ottimo comincia qualche dubbio degli opta per Lia ma Lia l'aveva già presentata e quindi perché ritornare a Lia appunto quando era già in un altro canto del, eh, eh, de, de, del purgatorio <coughs> invece Ancora benvenuto da Imola che compie eh, diversi interventi su, sulla Divina Commedia nella lettura Dantes Bononiense, siamo nel 1375. Dice questa è dunque la contessa Matilde che in quanto devota figlia di Pietro trionfò sempre sui nemici in favore della Madre Chiesa. Costè infatti per l'eccellenza delle sue virtù viene introdotta qui affinché insegni e mostri alle anime purificate che devono salire in cielo come sia necessario. Passare per la Chiesa militante di Dio attraverso l'immersione nelle acque dei due fiumi che qui si trovano. <coughs> Quindi, ancora Matelda, che fu tutta vita attiva, fiorì nell'anno 1115, fu signora di Mantova, Ferrara, Reggio e Modena. Fece costruire molte chiese e dotò molte chiese. Per cui fu definita figlia della chiesa che sempre difese. Ecco, qua siamo già nell'identificazione un, un po' più storica, diciamo, del personaggio. Del resto, Benvenuto da Imola era stato, a, a, operava tra Bologna eh, appunto, e Ferrara e probabilmente aveva visto anche il sepolcro di Matilde, che allora si teneva, era ancora a San Benedetto Po. E così l'anonimo fiorentino. 300 Trecento presenta Matelda che fu per madre nipote dell'imperatore di Costantinopoli. Ecco, in Matilde eh, viene riconosciuto, cioè diciamo, in Firenze nel 300 c'è la tradizione che vede Mate Matilde, <coughs> figlia di Beatrice, ma Beatrice a sua volta figlia dell'imperatore di Costantinopoli. Eh, 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 e questa è una, diciamo, un, una tradizione che contamina diverse leggende come è stato recentemente scoperto, eh, per cui eh, c'è questo fatto di essere nipote dell'imperatore di Costantinopoli, lo ritroviamo anche in altre figure, perfino in, eh, nella, nella storia di Orlando, per cui veramente è una contaminazione che finisce anche per... Eh, per toccare un personaggio mitico come era diventata nel, nella Firenze del Trecento la figura di Matilde di Canossa e, lei, e continua l'anonimo fiorentino rimasi reda di molti castelli in Lombardia e in Toscana e maritossi a Gulfo, duca di Savoia, che poi è Svevia, e da lui si partì perché non poteva generare figlioli. E qua abbiamo un altro momento della leggenda matildica che si diffonde e si sviluppa eh, nel, nell'ambito nell fiorentino, cioè la storia del secondo matrimonio di Matilde di Canossa con Gulfo eh, di, di Baviera, o Svevia, eh, la Svevia è una parte della Baviera, che. Eh, matrimonio che terminò in modo infausto appunto perché la donna non poteva, cioè l'uomo non poteva avere figli e, e quindi non poteva compire il, il suo matrimonio. La storia è raccontata da, Gos, da Cosma di Praga fin eh, dagli anni venti del XII secolo eh, ma si diffonde veramente molto nella Firenze eh, in mezzo appunto alle facezze, ai, agli scherzi alle storie diciamo salaci eh, che andavano in quel momento. Ecco, il problema che si, si pone, dice perché Dante mette Mattelda e non la chiarisce bene eh, eh, e non parla mai di, eh, de, della sua storia, ne parla mai neanche di, di, della, della lotta contro Enrico IV, non parla mai di Gregorio VII, perché a Firenze non si conosceva, non si conosceva Donizone, la vita Matteldi di Donizone. Quello che si sa a Firenze di Matilde è, sono cose molto generiche. Vedete, negli annales dall'anno 1115 ricorda La morte, e così Marchionne di Coppo Stefani parla di Enrico IV che andò in Lombardia e qui vi fece molto guerra la contessa Matilde perché era amica della Santa Chiesa. Così, nella cronachetta dello pseudo Brunetto Latini, siamo nel XIII secolo. Eh, L'unico che ricorda la presenza di Matilde accanto a Goffredo il Barbuto nella guerra contro i Normanni. Questa contessa Matilde fu di tanta potenza che con l'imperatore fece molte be e belle battaglie, ebbe più vittorie, eccetera, eccetera. Ancora oggi fe fece la donazione alla chiesa. Non, non si sa altro, non, non si conosce tutta la storia di Matilde, eh, tanto è vero che, appunto. Villani, che scrive la nuova cronaca mentre Dante componeva il purgatorio, eh, parla di, eh, di Matilde, dice addirittura la storia dell'imperatore di Costantinopoli, ancora il matrimonio non consumato con Gulfo e addirittura dice che fu sepolta a. Pisa eh, in quello invece che fu invece il sepolcro della, di sua madre Beatrice e quindi c'è proprio una confusione anche in ambiti che potevano anche verificare da Firenze a Pisa il luogo. ma eh, essendo tanto bello quel, eh, quel monumento funebre si pensa appunto che fosse il sepolcro di Matilde ecco elementi leggendari e riferimenti storici si intrecciano nella narrazione eh, di Villani che però dedica il passo maggiore della, della sua cronica, eh, che riguarda Matilde, è la storia salace del suo secondo matrimonio, quella storia appunto di quel matrimonio non consumato. Anche se nel manoscritto della de, de Biblioteca Vaticana Chigiano Latino, ottavo 296, quindi del, uno dei più antichi, forse il più antico manoscritto eh, della cronica di Villani, ecco che ci sono anche delle, eh, delle miniature che rappresentano. Eh, Matilde in questa miniatura, Matilde che eh, si sposa, vedete il momento in cui l'uomo mette l'anello nel dito della donna nel Medioevo, era solo l'uomo che lo metteva nel dito, la donna <ride> doveva solo subire e qua vedete Matilde a cavallo che mostra i suoi possedimenti al marito, no? tutte le sue terre importanti, una bellissima miniatura eh, in questo codice che è stato Pubblicato anche dalle lettere, e non proprio in un facsimile, eh, ma con le riproduzioni anche delle miniature, dalle lettere di Firenze per cura di Chiara Frugoni. Ecco, il nome e la fama di Matilde sono diffusi in Firenze dove ricorre il nome Tessa, derivato da contessa, cioè Matilde. L'abbiamo in Cino da Pistoia, come Tissa Matilde fu figlia Regis Italia, fu figlia del re d'Italia, e successe nel Regno e gestì tutte le cose come se fosse un re, ma noi non sappiamo che, invece, era una vassalla dell'imperatore. Più importante è diciamo, questa lettera. Eh, di, di, di Francesco Petrarca ad, di, ad Anna di Savoia, imperatrice d'Oriente, che le dedica eh, un esempio, le mostra l'esempio di Matilde come di donna importante, eh, l'esempio della quale, di virtuosa, eh, l'esempio della quale è da seguire per chi appunto deve governare. Ancora eh, non tanto conosciuto, nemmeno io l'ho messo nel, nel libro che dedicai a Matilde nella letteratura italiana, un lungo passo di Fazio degli Uberti nel Dittamondo in cui riprende invece proprio tutta la lotta per le investiture. Comincia a essere conosciuto forse da Fazio degli Uberti, eh, ma poco veramente si conosceva in Firenze eh, della lotta per le investiture. Come ho detto eh, neanche Gregorio VII compare nella, nella Divina Commedia. Matelda è simbolo della vita attiva, come Lia che la precede nel purgatorio nell'atto di formarsi una Gerlanda. Ecco, vita attiva e vita contemplativa sono rappresentate nell'Antico eh, nell Testamento, nelle figure di Lia e di Rachele e nel Nuovo Testamento di Marta e di Maria. La vita attiva diventa eh, per eh, Dante appunto Matelda. Ma quando presenta Lia: Scrive questo, sappia qualunque il mio nome dimanda, chi mi son Lia e vo mi vendo intorno le belle mani a farmi una ghirlanda. Quindi Matelda non può essere identificata con Lia. Per piacermi allo specchio qui m'addorno, ma mia suora, mia sorella Rachel mai non si smaga dal suo miraglio e siede tutto il giorno e lei di suoi begli occhi veder vaga come io dell'adornarmi con le mani. Lei lo vedere, a me l'ovrare appaga. L L Rachele, simbolo della vita contemplativa, lo vedere, invece Lia, simbolo della vita attiva. Questa eh, figura di Lia e quindi prefigurazione di Matelda anche nell'aspetto esterno, le sue gorlande simboleggiano le buone opere. Il suo specchio sarà la sua propria coscienza, come dice un commentatore. Ci porta ad una novità, a una scoperta, una sorpresa che voglio mostrarvi e condividere con voi. Ed è questa. Siamo nella chiesa di San Pietro in Vincoli, c'è il, il sepolcro di Giulio II, che veramente era morto molti anni prima, era morto all'inizio del Cinquecento, il sepolcro viene concluso nel 1546 e accanto al Mosè, famosissimo, vengono poste due figure, eh, le figure di eh, Rachele e di Lia oppure appunto di Matelda. E come faccio a dire questo? Ecco, la figura della vita contemplativa in Rachele, che voi vedete eh, sulla sinistra, che è alla destra di Mosè, e alla sinistra di Mosè la figura appunto eh, di eh, Lia, che sarebbe appunto la vita attiva. Ma nella vita attiva, Michelangelo ha voluto rappresentare Matilde di Canossa. Quando scolpiva Lia, Michelangelo intendeva rappresentare Matilda, la Matilda di Dante, cioè Matilde di Canossa. Molti hanno collegato Michelangelo alla, alla dinastia dei Canossa, alla quale lui stesso si richiama, e lo dice eh, Vasari, nella seconda edizione, per la verità non nella prima, delle, eh, delle vite dei, dei pittori. Eh, ma lo diceva prima di lui, prima di Vasari, a Scagno Candivi, eh, che scrisse appunto la vita di Michelangelo Ponarrotti, uscita nel 1553, poco dopo la morte eh, dell'artista. <coughs> gli studiosi dicono che addirittura il Candivi scriveva su dettatura di Michelangelo. E allora la prima parte. Eh, All'inizio, proprio in cui presenta la vita del personaggio, dice: Michelangelo Buonarroti, pittore e scultore singolare, ebbe l'origine sua da Conti de Canossa, nobile ed illustre famiglia del territorio di Reggio, sì per virtù propria ed antichità, sì per aver fatto parentado col sangue imperiale. Quindi, Michelangelo, discendente dei Canossa, cosa importantissima eh, per lui che aveva anche un significato polemico rispetto ai papi che lo trattavano come un loro eh, dipendente, come un loro operaio quasi, no? eh, di grande, grande levatura, eh, ma lui dicendo che dipende, discendeva da Matilde voleva ricordare loro che se loro erano così potenti, lo erano per la donazione di Matilde di Canossa, che era una sua antenata. Quindi c'è dietro anche un significato polemico. Eh, tutte queste cose io le spiegherò meglio in un volume che sto eh, pu per pubblicare con l'editrice Salerno di Roma, Matilde di Canossa, Storia e Mito, perché proprio eh, qua siamo nel mito di Matilde che percorre tutto il secondo millennio da, dalla sua morte fino ai giorni nostri. Ma più avanti, quando descrive eh, il sepolcro di... Eh, Giulio II, ecco che da, eh, Michelangelo raccontando, o diciamo, il, can, il condivi prendendo le parole eh, di Michelangelo, spiega e scrive questo dall'altro canto, cioè dalla sinistra del Mosè, è la vita attiva con uno specchio nella destra mano, nel quale attentamente si contempla, significando per questo le nostre azioni dev'essere fatte consideratamente, e nella sinistra con una ghirlanda di fiore, nel che Michelagnolo ha seguitato Dante del quale sempre è sempre stato studioso che nel suo purgatorio finge aver trovata la contessa Matilda, quale egli piglia per la vita attiva in un, frato, in un prato di fiori. Quindi, la Lia di Michelangelo è Matilda, cioè Matilde di Canossa. Grazie.